Benvenuti all'appuntamento con il Tesix Buonasera. Day. Allora, cara Susanna Cutini, E sei caro pronta? Alex Revelli Sorini. Certo, Università San Raffaele Roma, Accademia Italiana di Gastronomia, per una diretta che è dedicata alle tesi che sono state discusse, alcune delle tesi, nell'ultima sessione di laurea. Quindi quelli che vedremo fra poco Sono già sono. dottori in scienze dell'alimentazione e gastronomia. Allora, è importante dichiarare che siamo live sulle pagine social, su YouTube, quindi se potete condividere questa diretta, condividetela, ma prima di andare a cominciare con l'esposizione di queste idee per il futuro, di questo progetto, le tesi di laurea per un futuro, sul concetto del cibo, della E le nutrizione politiche e le politiche alimentari alimentari, andiamo a a presentare. intradire chi c'è accanto a noi, eccolo là che è arrivato, Non Susanna, chi è? poteva non mancare il presidente della commissione di laurea, il dottor Gianluca Tripodi, coordinatore del corso di laurea in scienze dell'alimentazione e gastronomia dell'Università San Raffaele di Roma. Gianluca, Benvenuto. buonasera a tutti. Un'altra Ciao. sessione di laurea in questo corso, eh? Sì, un'altra sessione con grandi soddisfazioni. Divertente per tesi e argomentazioni, quindi anche divertenti in questo senso perché sono state tante tesi di argomenti svariati che hanno incuriosito anche noi docenti molte volte, che non abbiamo per niente per scontato gli argomenti e le trattazioni. E di soddisfazione anche. Prima di continuare con le informazioni, vediamo un brevissimo servizio su che cos'è l'università, credo se sei d'accordo, Sì, Telematica San vai. Raffaele, sul metodo didattico, perché la RAI ha realizzato recentemente, Un anche con il nostro servizio. magnifico rettore, proprio un servizio. Vediamo questi dettagli e poi proseguiamo nel nostro racconto. Azione. Quello che sta andando in scena in questo studio è il cuore del progetto dell'Università Telematica San Raffaele, la realizzazione delle lezioni che accompagnano centinaia di studenti nel loro percorso accademico in qualsiasi momento della giornata e in ogni luogo. Una didattica innovativa, rigorosamente a distanza, che punta a rendere sempre più efficace e a portata di clic la conoscenza. Il docente deve progettare un'esperienza di insegnamento e di apprendimento, monitorando costantemente, diciamo, il percorso formativo con l'obiettivo chiaro dei risultati di apprendimento attesi. Proprio questa capacità da parte del corpo docente di disegnare un'esperienza di apprendimento ha permesso alla San Raffaele di aggiudicarsi il primo posto tra le 11 università telematiche riconosciute dal MIUR in Italia e il quinto in assoluto tra i 98 atenei dello Stivale, secondo i risultati della valutazione della qualità della ricerca per il periodo 2015-2019 effettuata dall'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca. Cioè, questa università è legata intimamente con l'IRCCS San Raffaele, quindi a strutture di ricerca, un'attività scientifica eccellente a livello internazionale. L'identikit degli studenti, attualmente 9.000 in tutto, è molto cambiato negli anni, con un notevole abbassamento della soglia di età. Chi si iscrive all'Università Telematica San Raffaele oggi lo fa spesso perché già lavora e vuole avere una maggiore flessibilità per studiare, ma anche per l'eccellenza di alcuni indirizzi che spaziano dall'amministrazione e organizzazione alle scienze motorie, dalla moda e design all'alimentazione e nutrizione. Pensare alle didattiche innovative, secondo me, è un'assunzione di responsabilità che in un qualche modo dà e darà risposte concrete a quelle che sono le aspettative dei nostri studenti. Siamo tornati in diretta. Allora, sei d'accordo? Hai sentito il nostro magnifico rettore? Il professor Ok. Valerio Stocchi, insomma, voglio dire, Certo, è ricordiamo anche il nome. importantissimo e qualificatissimo. Allora, Gianluca, puoi dare tu un quadro sul corso di laurea invece in specifico dal quale abbiamo preso alcuni dei tesisti, perché sono solo alcuni, non sono tutti i tesisti del corso. Ne Penso abbiamo sì. presi alcuni che erano. Prego, prego, di pure. Sono solo alcuni di quella folta serie di studenti che ogni sessione si laurea. Abbiamo sempre almeno una cinquantina di studenti per ogni sessione. Studenti che, come dicevo prima, ci fanno anche divertire quando affrontiamo e discutiamo le loro tesi. Hanno argomenti più svariati e soprattutto sono ben svolte e danno anche grande soddisfazione ai relatori e al corpo docenti stesso, perché l'atto finale della tesi ci dà la consapevolezza di quello che abbiamo fatto nei 3 anni. È il completamento di tutto quello che il docente e i docenti svolgono durante i 3 anni. Il nostro corso di studi è un corso di studi molto ampio, abbastanza ampio, che prende il settore del food in tutto il suo scibile. Guardando anche i percorsi, le offerte formative che ci sono in Italia, sono pochissime quelle che possono essere comparate con la nostra,
dal punto di vista di offerta didattica, perché sono poche quelle che hanno un bacino di conoscenze e competenze ampio come ce l'abbiamo noi, dalle materie di base classiche, possono essere la matematica, la fisica, la chimica, a materie un po' più addentrate nella gastronomia o nel diritto, nell'aspetto giuridico, amministrativo anche, per poi avere le materie un po' più tecniche, come possono essere la chimica degli alimenti o le tecnologie alimentari, ma anche materie puramente di sicurezza alimentare, quindi la microbiologia degli alimenti, l'igiene e la sicurezza degli alimenti. Quindi noi riusciamo col nostro corso di studi prendere l'alimento e scomporlo in tutte le sue componenti e ricomporlo poi nelle conoscenze e nelle competenze che lo studente ha acquisito alla fine dei 3 anni. Bene, allora, è davvero interessante per chi dovesse affrontare questo studio. Ho una percezione, ne parli con grande passione, come del resto noi docenti cerchiamo di metterci la passione, perché alla fine che ci sia l'elemento formativo di grande rigore scientifico è fondamentale, ma penso che anche l'empatia, mettere in cima al famoso triangolo lo studente, credo che sia una strategia importante. Infatti Tripodi ha detto divertente, cioè divertente che non significa, insomma, voglio dire, superficialità, cioè divertente perché fondamentalmente ci metti la passione e godi in quel momento, no? Di vedere anche gli studenti stessi appassionati a quello che stanno facendo. Sono appassionati e ti ripeto, per noi è una soddisfazione quando li vediamo agli esami, quando fanno gli esami, ma è una soddisfazione anche la tesi per noi, perché è la dimostrazione di quello che loro hanno appreso e poi buttano giù in un'attività come quella della relazione, della tesi. Bene, allora, prima di andare avanti facciamo vedere 30 secondi, corso di laurea, ce l'abbiamo, attenzione, vai! Salute e alimentazione seguono lo stesso corso. Diventa anche tu dottore in scienze dell'alimentazione e gastronomia con il corso di laurea triennale istituito dall'Università Telematica San Raffaele Roma. Diventa protagonista di un mondo in continua evoluzione. Allora Gianluca, noi adesso andremo a cominciare. Vuoi dare il saluto finale per i nostri alcuni tesi che abbiamo scelto? Come abbiamo detto, non è un fatto le migliori tesi di laurea, è questo, sarebbe arrogante, ma quelle che ritenevamo che erano coerenti al tipo di progetto che anche come Accademia Italiana di Gastronomia stiamo portando avanti. Sì, dico solo 2 cose. La prima intanto è un grandissimo complimento e un grandissimo augurio per una futura carriera a tutti i laureati, tutti noi neodottori ormai. La seconda, l'altra, sempre legata a questa, è che proseguiranno, mi auguro, proseguiranno gli studi e lo potranno fare anche all'interno del nostro Ateneo con la laurea magistrale in Scienze della Nutrizione Umana. E chissà, un domani, magari dopo la laurea, iscriversi anche all'albo dei biologi nutrizionisti e proseguire in questo settore. Quindi, mi raccomando, proseguite gli studi, proseguite il vostro percorso, semmai lavorativo, sfruttando le vostre conoscenze. E la seconda è una prospettiva. Chissà che un domani questo evento non sia più ampio e riguardi tutto il gruppo Multiversity, o chissà una parte del gruppo Multiversity. Intanto è un nostro pensiero, un'idea lanciata da voi che noi come corso di studi abbiamo sempre supportato, ma per il futuro non sappiamo, vediamo che cosa sarà. Bene, grazie Gianluca, come sempre. Posso ripresentarmi? Perché se dillo, no, aspetta, faccio in primo piano. Ragazzi, grazie, vai. Primo piano del coordinatore, grazie. Quindi ringraziamo il presidente della commissione di laurea, Gianluca Tripodi, nonché anche coordinatore del gruppo del corso di laurea in scienze dell'alimentazione e gastronomia dell'Università San Raffaele di Roma. Grazie Bene. Gianluca. Grazie, grazie a voi. Grazie. E allora adesso noi, cara Susanna, vedi che già abbiamo la sigla. Ma mettiamo la sigletta di partenza? Sì, c'è per ogni tesista c'è una sigla. Neodottore in scienze dell'alimentazione e mi prende sempre. Vabbè, noi si è spiegato così tanti anni ormai che è normale. Vabbè, accetto passivamente. Allora, andiamo a cominciare con la prima introduzione. Vai! Allora, lo vedete, vediamo. Eccolo qua, si tratta esattamente di Giorgio Rima, sono io stato il suo relatore, quindi posso lo introduco io a Giorgio. Giorgio, prima di tutto benvenuto, come stai Giorgio? Grazie, sto bene, buonasera professori, buonasera a tutti, è un piacere essere qui. Allora, vedo, sei un po' a scatto, non so perché, probabilmente è il telefono. Tu hai esposto la tesi con la carta del tè, i valori della bevanda ideale, caro Giorgio. E quindi vediamo come la vai a esporre, come la vuoi portare avanti. Tocca a te adesso cercare di farci
coinvolgere in questa visione che hai del tè, caro Giorgio. Va bene? Va bene. È un po' bloccato. Okay. Vabbè. Allora, durante questo percorso di studi in scienze dell'alimentazione e gastronomia, ho capito che avrei voluto scrivere la tesi proprio sul tè e sul suo potenziale benefico per l'essere umano, perché questa bevanda ha sortito un fascino su di me sin da quando ero bambino. Nel corso degli anni ho letto diversi libri sul tè, ho approfondito l'argomento attraverso articoli e studi sulle sue molteplici qualità, proprietà benefiche, diciamo. La mia tesi appunto si intitola La carta del tè, i valori della bevanda ideale, e sono onorato di condividere con voi questo estratto del mio lavoro. Il tè, dopo l'acqua, è la bevanda più diffusa al mondo. È amato e apprezzato in ogni continente e anche da persone appartenenti a diverse estrazioni sociali. È conosciuto da migliaia di anni ed è stato usato soprattutto per le sue proprietà medicinali e per il benessere che, grazie alle sue caratteristiche, poteva donare all'essere umano. Col passare del tempo iniziò a essere considerato anche un segno di buon gusto e di raffinatezza e quindi viene valorizzato anche come elemento di piacere e delizia. Il tè nacque nella Cina del Sud, nella regione che oggi è conosciuta col nome di Yunnan, dalla quale poi iniziò a espandersi verso la Cina del Nord, Per quasi 5.000 anni si è sviluppata una ricca cultura attorno al tè e alle diverse civiltà che lo hanno assimilato, fino a renderlo alla fine protagonista di molti aspetti della vita quotidiana. Esistono anche molti miti e leggende intorno alla scoperta del tè. Una di queste narra che una leggera brezza accarezzò le foglie di un albero di Camellia sinensis che caddero nel calderone di Shen Nong, dio dell'agricoltura cinese, il quale assaggiò l'infuso dal profumo meraviglioso e si sentì dissetato, rinvigorito, corroborato e sollevato da tutti i tormenti della mente. E da allora il dio incoraggiò il popolo a coltivare la pianta del tè e a preparare l'infusione come bevanda quotidiana. I primi a portare il tè in Europa furono gli olandesi nel 1606, e anche se però bisogna dire che la diffusione del tè nelle sue differenti varietà avvenne soprattutto grazie alla passione che gli inglesi iniziarono ad avere nei riguardi di questa preziosa bevanda. Infatti è stato grazie alla fondazione della Compagnia delle Indie Orientali che il tè iniziò a diffondersi in Europa e poi in ogni angolo del mondo. Per quanto riguarda invece le proprietà nutraceutiche del tè, la ricerca ha individuato nella epigallo catechina gallato la molecola di maggior interesse grazie al suo ruolo protettivo nei confronti di alcuni importanti fattori di rischio nelle malattie cardiovascolari, come appunto l'aggregazione piastrinica e i lipidi associati all'LDL. Diversi lavori hanno messo in evidenza l'effetto antiaggregante dei flavonoidi del tè sulle piastrine, che è uno degli eventi cardine nelle malattie tromboemboliche. Il tè verde, inoltre, è strettamente correlato con una significativa riduzione dello stress ossidativo a livello del circolo sanguigno e degli eritrociti. E poi sono da evidenziare le proprietà anticancerogene del tè. L'effetto antitumorale è stato largamente pubblicizzato, sono stati fatti studi di antimutagenicità sia su microorganismi che su altri animali. È stata valutata la capacità di inibizione della crescita neoplastica su molte linee cellulari e sono stati anche eseguiti esperimenti su diversi modelli animali. India e Cina sono i due più grandi paesi produttori di tè e sono anche i più grandi consumatori. In Europa abbiamo soltanto 4 piantagioni di tè, una nelle Azzorre, una in Svizzera e ben 2 in Italia, una in provincia di Varese e una in provincia di Lucca. Diciamo, da amante, profondo estimatore e consumatore quotidiano di tè, io lo considero straordinario per molteplici aspetti che ne giustificano il successo attuale e che mi fanno credere che sarà sempre una bevanda sempre più apprezzata anche nel futuro. Il tè, oltre ad essere una bevanda che esalta il gusto, è diventato un'occasione di condivisione, un simbolo di convivialità ed ospitalità e anche un momento propiziatore di armonia e di benessere. Infatti il momento dedicato al tè può diventare anche una forma di meditazione. Prendere il tè, sorbirlo in solitudine, significa fermare il tempo, concedersi un attimo di profonda introspezione e pace che può aprire uno spazio alla connessione con lo spirito, anche grazie all'uso di gesti e strumenti rituali che sono necessari alla sua corretta preparazione. Per fare un esempio, la famosa cerimonia del tè, che indica il processo di preparazione, presentazione e degustazione del tè, viene praticata in forme rituali di natura meditativa e a volte anche religiosa in diverse culture e tradizioni orientali. Per citarne il Gongfucha cinese e il Chanoyu giapponese, sono conosciuti appunto come cerimonia del tè e sono rituali sociali
spirituali e sono noti nella tradizione Zen. Comunque, senza andare così lontano, possiamo notare come moltissime persone in questo periodo di pandemia e post-pandemia si siano avvicinate in modo più consapevole a questa bevanda, preferendo alle solite bustine l'acquisto di foglie sfuse o in polvere, che sono di qualità sicuramente più pregiata, da preparare a casa in nome di una maggiore attenzione nell'approccio all'alimento, che questo ha anche favorito una convivialità salutare nell'ambito familiare. Un'altra considerazione importante che possiamo fare è che il tè rientra nell'ambito dell'alimentazione sostenibile e questo concetto si applica a tutta la filiera di produzione e consumo, implicando un basso impatto ambientale e ottimizzando le risorse naturali ed umane. In Occidente il tè si sta ritagliando sempre più spazio e si prevede che sempre più ne acquisterà, come dimostrato dalla crescita dei consumi, dal sempre crescente numero di sale da tè specializzate, di corsi dedicati e di ristoranti, anche stellati, che da qualche anno iniziano a presentare, accanto alla carta dei vini, anche quella del tè. Mi piace immaginare che il tè possa espandersi anche nelle mense di lavoro e soprattutto in quelle delle scuole, dove ancora purtroppo vengono offerti succhi di frutta e bibite zuccherate di vario tipo. La presenza del tè naturale nelle scuole potrebbe contribuire, oltre alla salute, anche a sviluppare, soprattutto nei giovanissimi, una maggiore consapevolezza sulle abitudini alimentari sane, che nel tempo aiuterebbero la nostra società ad evolvere verso una condizione psichica e sociale più salutare e aperta alla condivisione. Auspico che nel tempo, grazie a tutte le sue qualità, il tè possa diventare una bevanda di uso comune nella nostra quotidianità, per tutte le fasce di età della popolazione, rafforzando la sua posizione di bevanda più utilizzata dopo l'acqua. Per concludere vorrei presentare la carta del tè, nella quale sono sintetizzate le sue principali qualità. Quindi la carta del tè è divisa in 5 punti. Bevanda di facile preparazione, pochi e semplici gesti per realizzare un ottimo infuso. Bevanda ecosostenibile, quindi piantagioni a basso impatto ambientale e politiche economiche mirate allo sviluppo della sicurezza sanitaria e dell'istruzione per le comunità produttrici. Una bevanda funzionale, aiuta l'organismo a star bene grazie all'acqua pura e alla qualità delle foglie della camelia, senza zuccheri, senza coloranti o altri additivi. Una bevanda emozionale, un alimento prodotto con passione e amore, con l'obiettivo primario della qualità, che porterà con sé, anche quindi nel corpo di chi lo assume, vibrazioni positive. E poi una bevanda socializzante. Il momento di degustazione del tè diventa un momento di condivisione che apre lo spazio a una comunicazione empatica in cui poter condividere i propri pensieri, i propri stati d'animo e le esperienze della giornata. Grazie. Allora, complimenti Giorgio Rima, ricordi il titolo della tesi, carta del tè, i valori della bevanda ideale. Ascolta Giorgio, un'informazione, la scelta del perché hai proposto questa tesi, hai sviluppato perché c'era una passione per te da bambino, come hai detto. Sì, c'era mia madre che mi portava sempre il tè, ma anche quando non stavo bene, poi da grande diciamo è nata la passione personale verso questo infuso, diciamo, questa pianta. Però mi viene da... cioè, è quello che diciamo noi, no? Cioè, la passione per un cibo, no? Di questi comfort food è perché sei sempre avuto fin da bambino, quindi tua mamma ti ha iniziato al tè. È lì che è nata anche la passione, perché noi italiani, insomma, il tè, se vogliamo esaltare la bevanda per la convivialità, per la pausa, è il caffè, insomma, no? Esatto. Sì. Quindi sei stato iniziato fin da bambino. No, applicazioni nel mondo del lavoro di questa tesi, hai già applicato qualche visione per capire? No, diciamo più a livello di piacere. Tanti amici mi chiedono, vogliono spiegazioni, vogliono entrare nel magico mondo del tè, quindi è diventato davvero un piacere, un ulteriore momento di condivisione e di scambio con altre persone. Bene, bene. Allora, grazie Giorgio Rima, grazie. Grazie, è stato un piacere. Dottore dell'Università San Raffaele, San Raffaele Roma. Grazie Giorgio, buona giornata. Grazie. Grazie mille a voi, a presto. Buon proseguimento. A presto. Allora, io sono stato il suo relatore, con Giorgio è stato... Ma tu il tè è complicato? Noi prendiamo il tè, ma è ovvio che conosciamo il tè, ma la cerimonia del tè non è un qualcosa che noi italiani facciamo, però effettivamente nel momento in cui te la senti descrivere, altre tesi del tè abbiamo fatto, cioè il tè
direi tanti tè che effettivamente uno conosce il tè verde perché si sa che è un antiossidante, però esistono tante tipologie di tè che noi italiani non conosciamo, quindi la cultura potrebbe essere portata ulteriormente anche per questo. Anche perché, ripeto, diventa un discorso del buono da pensare, no? Il famoso concetto. Infatti mi ha detto da bambino mia mamma, e quindi è rimasta nel suo DNA questa bevanda, cosa che non tutti hanno. Allora andiamo avanti con la prossima tesi. Cioè, ferma, perché c'è la sigla. Certo. Eccola là. No, ce l'ho anch'io, Caterina, ve la presento. Allora, do il benvenuto a Caterina Amoroso. Io, vedi, ho già la tua tesi, tu ce l'hai anche tu. È stata una tesi tosta, vero Caterina? Sì, un bel, diciamo, un bel tema. Non di facile trattazione, però ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora. Ne parliamo dopo. Intanto presento così partiamo subito e diciamo di, e facciamo capire ma meglio. Ma quanto ti diverti. Allora, scusa Caterina Amoroso, una sola curiosità. Quante volte vi siete sentiti nella stesura della tesi? Infinite volte. E a che ore del giorno telefonavi? Perché io e lei siamo sposati nella vita. Quindi a che ore telefonavi in genere? Là? Ma non solo tu, Caterina. La notte. La notte. Non voglio aggiungere altro, giusto per far comprendere. Sì, perché noi ci sentiamo anche su WhatsApp con i nostri studenti, vabbè, e quindi va bene. No, andiamo alla tesi, Caterina, così rompiamo il ghiaccio. Allora, il titolo della tesi della dottoressa Caterina Amoroso è L'idioletto alimentare, come riconoscere l'identità in cucina. Prego. Allora, il mio lavoro di tesi è nato un po' con l'intento di suscitare anche nel lettore la curiosità di chiedersi come riconoscere l'identità di cucina. Quindi anche se in realtà il mio titolo non abbia un punto interrogativo finale, c'è questa sorta di suscitare nel lettore la curiosità di chiedersi, laddove sia possibile, come riconoscere l'identità di cucina. Quindi io, per fornire una risposta, ho voluto attraverso questo lavoro di tesi comparare due comportamenti distintivi dell'essere umano, la comunicazione e l'alimentazione, in quanto entrambi, a parer mio, rappresentano quella modalità attraverso cui entriamo in relazione con gli altri e al contempo edifichiamo la nostra stessa identità. La comunicazione è uno strumento potentissimo attraverso cui ogni individuo, malgrado non ne sia cosciente, mette in atto due comportamenti distintivi, rende partecipi gli altri di qualcosa e veicola attraverso il proprio dialetto informazioni di se stesso, come ad esempio il paese di origine. Anche io, nel momento in cui vi sto parlando, penso si noti che sono napoletana. Ma che cos'è questo idioletto? Attualmente la linguistica moderna colloca gli idioletti tra gli studi e le variazioni linguistiche. E un idioletto è il discorso distintivo di un individuo, un modello linguistico considerato unico tra i parlanti della lingua e del dialetto di una persona. Ma in realtà è un concetto un po' più fino, un po' più granulare, perché non è solo il vocabolario, è anche come l'individuo pronuncia determinate parole, come le mette insieme, come appunto il valore e il significato che gli attribuisce. Pertanto ognuno di noi parla una varietà linguistica costituita da una combinazione di caratteristiche peculiari del proprio state of mind e pertanto diverse da quelle di qualsiasi altro parlante della lingua. L'idioletto dunque può essere definito come una peculiare modalità espressiva che appunto, come un bagaglio personale, include il vocabolario appropriato ai propri interessi, attività, pronunce che riflettono la regione in cui si vive o si è vissuto e stili di parlare variabili che cambiano a seconda dell'interlocutore nelle diverse situazioni sociali, quindi si adegua al contesto. Come qualsiasi altra forma di comunicazione, l'idioletto trova terreno fertile nell'edificazione della nostra identità sin da bambini ed è in costante trasformazione. In quanto tratto distintivo, la bellezza del proprio idioletto risiede nella propria unicità, che tuttavia è resa tale proprio dall'incontro di tutti quegli idioletti con cui entriamo in contatto durante il corso della vita. Si arricchisce a seguito degli incontri, degli scambi, prende in prestito parole e così che diventa una delle forme attraverso la quale appunto una lingua si rinnova ed è mutevole proprio perché in continuo divenire, come d'altronde lo è la nostra stessa identità, sempre in un continuo divenire.
Però analogamente, traslando questo concetto linguistico dell'idioletto e traslandolo quindi in cucina, attraverso quindi una chiave di lettura gastrosofica, come la nostra materia ci insegna, si parla di idioletto alimentare per sottendere la necessità di esteriorizzare il proprio mondo interiore attraverso le proprie scelte di consumo, al fine di distinguersi dagli altri, ma al contempo, di sentirsi parte di una comunità, riconoscendosi appunto in quei tratti distintivi, ma collettivi di natura culturale, storica, gastronomica finanche. Il dialetto alimentare, dunque, come una impronta digitale, è un linguaggio generatore di anagraficità che assegna ad ogni individuo una gastronomica identità. È un codice comunicativo unico, esclusivo in relazione agli altri. È come un abito linguistico, pertanto, così come adeguiamo appunto il vestiario e il linguaggio che usiamo nelle diverse situazioni sociali, il nostro dialetto alimentare si diversifica in funzione alle più disparate situazioni, quindi parlerà un linguaggio diverso a seconda se ci troviamo in un contesto festivo piuttosto che in uno celebrativo o cerimoniale, piuttosto che in un contesto funerario. E come un biglietto da visita, il nostro dialetto alimentare ci rappresenta, afferma chi siamo nel momento in cui parliamo di cibo e comunichiamo mediante il cibo. Il dialetto alimentare, quindi come una forma di comunicazione verbale, comunica di cibo nel momento in cui ci raccontiamo attraverso le nostre preferenze alimentari, le nostre scelte, le nostre avversioni, attraverso ciò che scegliamo appunto di consumare. Infatti, il processo stesso di scelta diventa un atto comunicativo mediante il quale esprimiamo agli altri una determinata immagine di noi stessi. Ecco perché poi il modo di esprimersi, diciamo, come concetto linguistico trova radici gastrosoficamente nell'espressione delle nostre scelte che compiamo di volta in volta anche al supermercato. Difatti, poi ogni volta che non ci si sa esprimere o esprimiamo male i nostri bisogni, nascono i conflitti innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. E quindi, anche nel contesto di una scelta alimentare, quando non sappiamo ascoltare i nostri bisogni, nascono appunto questi conflitti e pertanto il cibo diviene parola di conforto, diventa un comfort food. E quindi più come una forma di comunicazione anche non verbale, rende il nostro diritto alimentare, rende tangibile chi siamo mediante appunto il cibo, mediante le nostre scelte. Ma anche il modo di trattare gli alimenti, di interpretare, di rielaborare una ricetta, dice molto di noi. Da tutto quanto questo, però, possiamo dire che si evince che, sebbene il nostro dialetto alimentare rappresenta chi siamo, come la lingua è incessantemente sottoposto a ridefinizione e meticciato. La cucina stessa prospera e si rinnova in seguito all'incontro, allo scontro, alla relazione con culture e pratiche gastronomiche altre. Pertanto, voler riconoscere poi alla fine una presunta identità in cucina, a meno che non decidiamo arbitrariamente di etichettare come identitaria la cucina di un popolo, è un'impresa abbastanza ardua. Se la pasta, per esempio, è diventata uno stereotipo dell'identità italiana, lo si deve ad un fortuito contesto storico e dal potere mediatico, appunto, del grande schermo. Se proviamo ad immaginare un piatto di spaghetti al pomodoro conditi nel modo più semplice, come il sugo di pomodoro, l'aglio, l'olio, il parmigiano, una foglia di basilico, da tutti questi, diciamo, ingredienti ed elementi, ci rendiamo conto che, ad esempio, la pasta è un apporto della cultura araba, l'olio è un prodotto antichissimo greco e romano, ma paradossalmente il suo impiego è relativamente giovane. Quindi questo ci fa comprendere che la genesi di questo piatto, che oggi consideriamo costitutivo della nostra identità, vera icona dell'unità nazionale italiana, ha necessitato del sovrapporsi di diverse culture. Questo stesso principio poi alla fine vale per ogni ricetta. E quindi è facile intuire che alle rispettive origini di ogni ricetta ritroveremo sempre territori lontani e culture diverse. Pertanto possiamo affermare che poi alla fine l'identità in cucina non la si può rinvenire in un singolo alimento, sarebbe riduttivo. E sebbene il concetto di identità traccia dei confini, alimenta un bisogno anche di purezza e sicurezza, quindi identificarsi in qualche cosa, non può venir concepito il concetto di identità come il saldo possesso di un immutabile patrimonio, bensì come l'effetto di un processo in continuo divenire, come la nostra stessa appunto identità, in un continuo costruirsi, modificarsi, plasmarsi in relazione agli altri. Quindi la cucina, sapendo
sappiamo essere un laboratorio creativo dove il cibo appunto non solo si trasforma ma anche si mescola accogliendo di volta in volta ingredienti diversi, ogni volta nuovi, e quindi amplia i confini di ciò che vogliamo arbitrariamente considerare tradizionale ed identitario. Quindi sia fuori ma soprattutto in cucina il concetto di identità non è un concetto statico ed immutabile, piuttosto espressione di un fenomeno dinamico che si modella e si plasma in virtù anche delle nostre scelte, della relazione con gli altri. Quindi possiamo dire che è nel convivio, ad esempio, che vissuto come momento di socialità, che possiamo a malapena ravvisare, diciamo, dei tratti caratterizzanti di una cucina che oggi sappiamo essere sempre più ibrida e sempre più multietnica. Ma voler a tutti i costi andare ad individuare un'identità è una cosa un po' ardua, difficile, perché la nostra cucina è sempre in continuo divenire, come lo siamo noi. Bene, quindi l'idioletto alimentare è un qualcosa che noi abbiamo decodificato attraverso l'idioletto parlato, della comunicazione. Quindi abbiamo tradotto, diciamo, il linguaggio della cucina, facendo capire che in un certo qual modo, come hai detto tu, è in continuo a divenire. Anche il piatto nazionale, se uno va a scomporlo nei suoi ingredienti, capisce che fondamentalmente si è creato stratificando varie culture. Quindi ti sei... Tra l'altro, scusa, hai fatto, no, perché tu sei, ma siccome lei è la relatrice, ma io il correlatore ho ascoltato, hai fatto anche un case study su un noto autore mi sbaglio, hai fatto anche un case study nella tua tesi di laurea. In realtà io ne ho fatti due, uno sulla pasta, proprio sulla pasta, quindi ne ho delucidato tutta la storia della cultura araba. E l'altra? E l'altra? L'altra sulla sfogliatella, che è un dolce tipico appunto napoletano, e quindi ho menzionato Totò e la sua poesia sulla sfogliatella, proprio bene, perché ho voluto, diciamo, sottolineare la mia identità napoletana, la mia identità partenopea. Comunque possiamo dire che il termine dioletto alimentare, anche se googolate, al primo posto c'è la roba che ha scritto Susanna, poi che tu hai ampliato. Lei al secondo posto. No, cioè... però avete l'idea dell'idioletto alimentare, che è un'idea che ha avuto lei, quindi se la cosa errata è Ma lei giustamente ha accettato, perché era una sfida, insomma, voglio dire. Interessante. Cioè, noi... Sì, ma poi era veramente un bel tema, perché sappiamo benissimo che la cucina, il cibo, ci fa parlare e al contempo parla poi di noi. Chi siamo? Vedo che lei ha seguito bene le lezioni, Caterina Amoroso. Allora, Caterina, ti ringrazio. È stato un bel viaggio. So che continuerai, no? Il tuo percorso la laurea magistrale. Okay. Allora, un in bocca al lupo. Tanto noi poi ci sentiamo. Grazie, ciao Caterina. Ciao, grazie tanto. Alla famiglia, grazie. Grazie. Allora, Susanna, idioletto alimentare, che poi il mio idioletto è diverso dal tuo. Sì, diciamo che tu avevi il tuo, io avevo il mio, ci siamo uniti, sì, però, e ne abbiamo la preferenza fatto il nostro. Nel tuo idioletto specifico, tu sei sempre portata a mangiare qualcosa un po' di diverso da me, io ho delle mie idee, poi ci uniamo anche, ma se io devo scegliere alla cieca il mio idioletto mi porta da una parte, il tuo ti porta dillo, da... forza. Il mio mi porta dal dolce, io poi perché mi controllo, e il suo la porta invece dal salato. Siamo due. Abbiamo due idioletti. Ogni tanto poi ci incontriamo. Assolutamente sì. Allora, adesso andiamo con il prossimo delle tesi. Sigla. Che devo fare? Sigla. Allora, dovrebbe essere inquadrata. Questa è una tesista che ho portato io alla tesi di laurea, Silvia Formica. Benvenuta Silvia, tutto benvenuta. Bene? Tutto bene. Grande, emozionata Silvia? Sì, ma anche entusiasta. Brava, brava, bene. Quello conta. Dopo parleremo, perché hai preferito subito esporre la tesi. Allora, prima di cominciare lo diciamo ai nostri tesisti, abbiamo detto, ma ai dottori, perché sono tutti dottori. Tutti dottori. Volete che vi due parole facciamo dire prima, oppure no, prima io espongo, dopo. Ora andiamo avanti. Allora, presento il titolo della tesi, io la vuoi presentare? No, è la mia, vai tu, te presenta a te, fammi fare qualcosa. Allora, Silvia, hai capito che anche in TV noi facciamo la stessa cosa, cioè come giornalisti abbiamo questo approccio
Come vi seguo da un po'. Ok, allora Silvia Formica che espone la tesi Cibo e fisiologia del comportamento, un legame indissolubile. Prego, carissima Silvia, tocca a te. Allora, diciamo che l'ispirazione per la scelta di questo tema è nata dalla consapevolezza di quello che è uno scenario di generale stress collettivo, quello che è stato definito come crisi della salute mentale globale. È uno scenario in cui l'OMS, pur dichiarando che non c'è salute senza salute mentale, al contempo ammette di avere mancato quasi tutti gli obiettivi in proposito. Ma paradossalmente la centralità della relazione cibo-cervello è tuttora la grande esclusa. Dunque, nell'intento di indagare su questo gap, mi sono mossa su due coordinate. Per quella che devo dire è stata un'appassionante caccia al tesoro, come scrisse Umberto Eco più di 20 anni fa, ovvero un lavoro delle profonde radici storiche e culturali che appartengono alla filosofia della medicina, e poi nel presente attingendo a quella che è la letteratura innovativa offerta dalle neuroscienze, che nascono per l'appunto abbattendo i confini disciplinari in nome di quella che è una reciproca compenetrazione, e quindi riappropriandosi di quella che è la grande lezione della gastrosofia e prima ancora degli antichi maestri, nel riconoscimento della scienza del vivente come scienza del tutto. L'obiettivo è stato dunque di comprovare la forza di questo vincolo indissolubile che lega i fattori dietetici alla funzione mentale, cioè quanto le reti neurali associate al controllo dell'alimentazione siano intimamente connesse a quelle emotive e cognitive in quello che è un network di comunicazione che non prevede barricate fra organi, e quindi in coerenza con questo che era un indispensabile approccio trasversale ho selezionato una rosa di argomenti nelle varie discipline che dessero ognuno il suo contributo in merito, e molto interessante è quello che proviene dalla criminologia che ai suoi albori vedeva il comportamento legato a doppio filo alla fisionomica e in particolare alla configurazione del cranio. È con l'impostazione che vede il suo apice nel 1800 con il celeberrimo professor Lombroso che in un'anomalia congenita nel cranio del brigante Villella, come si vede nell'immagine, identifica il segno distintivo dell'alienato, che sarebbe stato a lungo tempo il dogma centrale dell'antropologia criminale. Quindi, secondo questa impostazione, criminale si nasce e lo prova la presenza di questo marchio morfologico che come una sorta di segno di Caino è una sentenza di colpa emessa fin dalla nascita. Si passa poi alla moderna neuro- e biocriminologia, che invece documenta anche con illuminanti studi su popolazioni carcerarie quanto un'alimentazione scadente sia in grado di innescare notevoli alterazioni comportamentali e specularmente quanto fattori nutrizionali favorevoli possano attenuare, se non addirittura prevenire in modo significativo, aggressività e comportamenti antisociali. Abbiamo poi l'ittiopatologia, con lo sorprendente Zebra Fish, che è una vera superstar della ricerca, che con il genoma umano condivide ben il 70% dei geni ortologhi, cioè geni condivisi da specie diverse che però codificano per funzioni molto simili e di conseguenza molto simile alla nostra è la sua biochimica funzionale. E la sua perfetta trasparenza ai primi stadi dello sviluppo consente di monitorare acquisizioni senza precedenti su quelli che sono molteplici aspetti cognitivi e nello specifico su quanto un cibo vuoto di nutrienti, vuoto ma niente affatto inerte, sia in grado di sovraregolare geni pro-infiammatori con importanti ricadute sul comportamento. Ecco, questo è diciamo qualcosa che era già stato intercettato negli anni 70 da medici ricercatori del valore di Benjamin Feingold, che in merito alla dilagante problematica del disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività
dei primi a comprendere che l'ambiente alimentare tossico era uno dei determinanti più pervasivi e in particolare i coloranti di sintesi, e quindi con il suo rivoluzionario protocollo di esclusione prevalentemente da alimenti industriali, ecco, riconsegnava alla dieta il ruolo di principale strategia terapeutica. Poi l'embriologia stessa conferma quanto questa strategia potrebbe iniziare ancora prima di mettere piede nel mondo, come documentano le incredibili immagini questi bambini prima della nascita. Ecco, come si vede nell'immagine, realizzato con speciali sonde in grado di acquisire espressioni facciali complesse, dette gestalt, e vediamo la cry face, la faccia piangente, che è associata con grande evidenza agli aromi amarognoli del cavolo, che è proprio il peggiore, e la loader face, che invece è la faccia ridente, che è associata alla dolcezza della carota. E quindi questo dimostra che non si nasce come una tabula rasa, bensì con un codice gustativo complesso, modellato prevalentemente dalle scelte materne. Quindi è un vero e proprio imprinting, una palestra di educazione al gusto che passa di madre in figlio e che mette in luce quanto l'esposizione prenatale possa condizionare successivamente le scelte alimentari dopo la nascita, nel bene come nel male. Passiamo poi a quelle che sono le notevoli acquisizioni che provengono dalla microbiologia, che vede l'uomo come un superorganismo, quindi in relazione simbiotica con il suo microbiota, che, ovvero le galassie microbiche del tratto gastroenterico. Quindi microbi abilissimi manipolatori di umore e comportamento che si servono di un variegatissimo alfabeto di mediatori biochimici orchestrati per l'appunto da molecole nutrizionali e con sempre più numerosi studi che documentano quanto l'equilibrio psicofisico dipenda fortemente da numerosi peptidi sotto il controllo microbico. Ad esempio, nei modelli murini si sono viste le incredibili performance del bifidus, che è in grado di promuovere neuroni ippocampali più trofici, quindi con inattese fioriture di nuove sinapsi addirittura, e come un vero abilissimo hacker addirittura riesce a manipolare a distanza i geni che esprimono per il canale cloro del recettore GABA-A, che è estremamente diffuso nel sistema nervoso centrale, e condizionandone in questo modo anche la funzionalità. Ecco, in conclusione poi, nella parte finale della tesi, dedicata ad alcune riflessioni su come capitalizzare tutto questo in strategie efficaci che riconsegnino alla nutrizione l'enorme potenziale di prevenzione primaria che le compete e quindi diciamo, nell'ambito della comunicazione andare oltre il tecnicismo di schemi, piramidi, tabelle e quant'altro, riagganciandosi al coinvolgimento dell'intelligenza emotiva, perché è da lì che parte la molla per il cambiamento, e quindi sollecitando quello che è il desiderio di conoscenza e di autoconsapevolezza, sempre alla luce di un socratico so di non sapere, quindi con diciamo un'impostazione scevra da dogmi e aperta a tutto quello che sono i progressi della conoscenza, arte in cui la gastrosofia eccelle. Ecco, per me è una visione complessiva che trovo si è espressa in modo sublime da Plutarco, che più di 2000 anni fa scrisse: la mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. Wow! Guarda, arriva anche una, non so, che è una studentessa del corso che ha messo il tuo complimento sui social, addirittura un'altra, guarda, grande. Maria Carriago, vedevo, insomma, stanno arrivando vari commenti, alcuni dei quali li passiamo in live. Allora, un'informazione, sei strutturata, in dubbio, quindi tu questo incontro che hai avuto in età adulta, possiamo dire, con la gastrosofia, con le nostre materie, con il corso di laurea nello specifico, molto scientifico, con dei colleghi straordinari, ti ha aperto la mente, questo è stato il messaggio, insomma.
La filosofia è una mia grande passione da sempre perché sono reduce da un percorso troncato a metà all'università in lettere e filosofia, però l'amore è quello. E la gastrosofia è stato un incendio, se così vuoi. Bellissimo. Allora, è stato un piacere, Silvia. No, hai reso, cioè nel senso, bravo. Mangiare è un atto così scontato. E in questo caso si capisce anche attraverso le tue parole, la tua tesi, che è un atto nobile, non è un atto da sottovalutare, che facciamo più volte al giorno e sinceramente non gli diamo quell'importanza e quel valore che dovrebbe avere, no? Perché l'hai detto tu stessa, cioè un imprinting che arriva nel grembo materno, quindi anche una futura mamma sapesse la responsabilità di quei nove mesi che ha, e poi figuriamoci. Insomma, Silvia, ti aspettavi dal corso di laurea questo tipo di formazioni globale a 360 gradi? Adesso sei dottoressa, quindi te lo chiediamo. Sì, che emozione, dottoressa, mi piace. Ero molto, molto ottimista e devo dire che non sono rimasta delusa. Ti ringraziamo moltissimo della tua partecipazione. Grazie, stanno arrivando ancora dei commenti, anche qui ti trovo, cioè ci sono tutte un sacco di saluti e di informazioni da colleghi e da colleghi studenti. Quindi, grazie Silvia Formica, ti ringraziamo, dottoressa Silvia Formica, dottoressa. Cibo, grazie a voi. Diciamolo, insomma, ci ha messo 3 anni giustamente e ha acclarato che ora sono dottore in scienze dell'alimentazione e gastronomia. Grazie Silvia Formica. Grazie carissima, grazie. Allora potete continuare, grazie, a seguire la trasmissione online anche su tutti i social. Adesso siamo, ricorda che poi alla fine di tutto, lo dico per tutti, rimane la registrazione, perché qualcuno ci ha detto all'orario non riesco a seguirla, ma tanto rimane la registrazione sia nella pagina dell'Università Telematica Sara Fenerona, sia dell'Accademia Italiana di Gastronomia, sia nel canale YouTube che abbiamo come canale Accademia Italiana. Ma se uno vuole volesse la può rivedere anche fra un anno, ecco, è lì, sì, purtroppo è quello, purtroppo è lì, rimane come un'impronta digitale e non va più via, è un idioletto, è narrativo, no, non lo posso dire, no, non andiamo, non ci spingiamo oltre. Allora abbiamo quindi un'altra delle studentesse, delle dottoresse, delle neodottoresse. Vabbè, le studentesse ce lo passeranno, perché insomma voglio dire sono, sì, per un lungo tempo sono state, le abbiamo per lungo tempo. E adesso andiamo alla sigla. Sì, ma vedo che, ma tu fai la conduttrice televisiva. Vai. Diamo il benvenuto alla nostra prossima dottoressa laureata, appunto, lei è una laureata in scienze dell'alimentazione e gastronomia. Buongiorno a tutti. Salve Mariam Jawad, dimmi se ho detto bene il nome, perché... Giustissimo, Mariam. Mariam Jawad, perché giustamente tu non sei italiana, arrivi da dove? Ormai sei tantissimi anni che sei in Italia. Sono nata qui in Italia, ma ho origini marocchine. Ecco, sei nata in Italia, proprio, benissimo. In provincia di Trento, sì. In Trento. Bene, quindi, benissimo. Allora, noi abbiamo con Mariam, abbiamo fatto appunto, lei, sei tu la relatrice. Sono io la sua relatrice. Una quando tesi... vi siete sentiti prima della tesi, l'ultima volta, 2 giorni prima anche, o ricordo? 2 giorni prima al telefono, sì. Noi abbiamo figli, ma mi sembra che no, non è improprio, ma che con questi studenti si crea una relazione in questo senso di... Dunque, si parla molto che l'empatia... Aspetta, no? Vogliamo fargli esprimere la tesi e poi dopo parliamo dell'empatia. La lasciamo lì. Allora, ti presento... No, è un'ottima relatrice comunque, a parte... Grazie, grazie. Qualcuno potrebbe pensare, non poteva dire altrimenti, certo. Allora, la mia tesi, appunto, insieme alla mia relatrice Susanna Cutina, abbiamo approfondito il cibo come mediatore culturale. E la mia tesi si sviluppa attorno all'idea di cibo come prima forma di interazione tra culture diverse e si vuole illustrare come un pasto, in quanto rappresenta un momento di unione,
è legato ad un'esperienza sensoriale, cioè non ha bisogno di mediazioni per essere compreso, e questo può agire da tramite tra le culture, favorendo così l'integrazione. Infatti le persone, per poter assaporare un piatto tipico, non hanno bisogno di conoscere la lingua araba, ad esempio. Allo stesso modo non è necessario avere origini italiane per apprezzare la cucina mediterranea. Il mangiare, che è un gesto così naturale, si trasforma in un gesto culturale attraverso il quale si creano dei momenti che diventano piaceri, momenti di convivialità, di condivisione dei pasti, e il piacere del mangiare si trasforma in valorizzazione del cibo attraverso la cultura gastronomica. Sappiamo che il cibo riveste un ruolo molto fondamentale e centrale nella nostra vita, come dice George Bernard: non c'è amore più sincero di quello per il cibo, perché oltre ad essere un sostentamento indispensabile, è un importante mezzo di comunicazione. Il cibo è un modo per pensare, un modo per condividere la propria cultura, raccontare storie. Infatti convivium rimanda etimologicamente a come vivere, vivere insieme, mangiare insieme, cioè un momento, un modo per trasformare il gesto di nutrimento in un fatto culturale. Anche un semplice gesto di bere il caffè con gli amici assume un significato sociale in valore di comunicazione. Per quanto riguarda le migrazioni e il cibo è un elemento sempre in viaggio e, come qualsiasi fenomeno migratorio, determina dei cambiamenti negli usi alimentari. Ed è interessante anche dimostrare che queste migrazioni hanno arricchito culturalmente non solo in campo alimentare, ma anche culturale, citando ad esempio gli arabi in Sicilia e citando il cibo più popolare per eccellenza, ovvero il pane, con i semi di sesamo, che si distingue appunto, che è un cibo molto usato nella cucina araba. Un'altra pietanza molto popolare è il kebab, che si sta diffondendo a ritmo sostenuto come alternativa al fast food, e ripercorrendo la sua storia troviamo che è di origine persiana, poi si è diffuso in Turchia, di cui adesso esistono tantissime versioni e modalità di preparazione a seconda dei paesi appunto in cui si è diffuso, come in Europa, nell'America, eccetera. Poi nella tesi ho voluto approfondire anche il legame tra cibo e religione, perché secondo me è un legame molto forte, in quanto il cibo è un valore che è una sostanza, un prodotto, cioè rispecchia delle tradizioni diverse e diventa segno di festa e di condivisione. Nelle grandi religioni vediamo gli stessi cibi, come l'olio, il grano, assumere valori diversi a seconda del contesto. Questi possono significare nascita o morte. Ludwig Feuerbach, che è un filosofo molto famoso, afferma che l'uomo è ciò che mangia. Da questa sua affermazione vuole dire che il cibo non è solo, oltre al suo valore di sostentamento, rispecchia anche le tradizioni diverse e diventa un segno di festa e di condivisione. Infatti il rapporto tra cibo e religione è un rapporto molto legato, in quanto la religione, oltre a dare valore al cibo e all'alimentazione, l'ha sacralizzata, e ogni religione ha un sistema alimentare diverso e indica anche delle prescrizioni che ogni fedele deve seguire. Infatti abbiamo che la condivisione del cibo nelle religioni è un evento molto importante. Un esempio è il cibo kosher, che vuol dire idoneo nella religione ebraica, che riguarda generalmente il cibo, le cene di Natale nella religione cristiana, l'iftar nell'Islam. Li accomuna una sola cosa: la comunità si riunisce e condivide momenti di convivialità, e per le religioni la convivialità, il mangiare con l'altro, è un dato distintivo dall'atto di cibarsi, perché nelle tavole sono presenti, il menù festivo è diverso dal cibo quotidiano, sono presenti cibi che solitamente sono assenti durante l'anno. Come ad esempio in Natale abbiamo il panettone e i canederli, oppure nel Ramadan la harira insieme a shbekia, che è un dolce composto da brandelli di pasta fritta con semi tostati di sesamo e poi imbevuti nel miele caldo. E questi momenti sono importanti perché si sta insieme, si condivide il cibo di un tipo, ma soprattutto la preparazione del cibo stesso
svolge un ruolo importante attraverso svolge appunto un ruolo importante attraverso questa riflessione si coglie che il cibo non è solo uno strumento attraverso il quale si incontrano e si mescolano distanze diverse, ma è un mediatore di relazioni, un incontro di tradizioni diverse. E nessuna religione trascura l'aspetto gastronomico. Diciamo che mantiene, contribuisce a mantenere viva la cultura di un popolo e la religione aiuta solo ad orientare la scelta. E inoltre, infine, concludo con una frase di Petrini che dice che il cibo è il principale fattore di definizione dell'identità umana, poiché ciò che mangiamo è sempre un prodotto culturale. Grazie. Allora, bravissima. Cioè, per te era importante questa tesi, perché effettivamente la tua cultura, nata in Italia, e quindi sei cresciuta con un'identità anche italiana, però in famiglia si cucinava la cucina araba, giustamente. Cucina araba, sì. E quindi com'è stato questo connubio che poi tu hai sviluppato e anche nel corso di laurea che hai fatto, ecco, che cosa ti ha dato questo percorso anche per queste due culture che tu hai vissuto e vivi? Diciamo che è stato un bellissimo lavoro, soprattutto perché ho approfondito anche la mia cultura, insieme ovviamente ad altre culture, ho scoperto anche altri cibi che non conoscevo della cucina italiana, ma non solo, quindi è stato un lavoro molto interessante. Ho approfondito anche la mia cultura, alcuni cibi che non conoscevo, quindi è stato veramente un lavoro di ricerca anche per me, più che per la tesi. Quindi anche le radici tue, no? Fondamentalmente quando si è fuori da un territorio e non si conosce la lingua, i tuoi genitori sono in Italia con te, però insomma vivere a 360 gradi, poi le origini non si sa sempre tutto, quindi è stato un viaggio. Esattamente, è stato molto bello, grazie. Continuerai, vero, la magistrale? Assolutamente sì, alla magistrale. Allora, in bocca al lupo, grazie dell'esposizione, davvero interessante. Per la verità io conoscevo queste... Sì, io le tesi sue, poi le ascolto perché me le fa sentire, mi fa sentire i vostri WhatsApp, no? Perché ognuno di voi è costretto, dilla questa, perché questa è costrizione pura e cruda. Sì, a mandare un vocale di 7 minuti quasi circa ai relatori prima dell'esposizione al TESIX Day. Quindi, che in realtà, allora, diciamolo, non è... Lei è cattiva, è vero, no, che è una persona cattiva, ti dico. Tu no, sei cattiva. Io penso che esporre in 7 minuti un lavoro di una tesi che fondamentalmente ci è voluto almeno 4 mesi, 3-4 mesi, per poterla redigere non è facile, no? E quindi cerchiamo anche di rendere più sicuri loro nelle esposizioni, capendo quali sono gli aspetti della tesi che vanno messi più in evidenza. È solo lì, quindi non è per cattiveria, ma è per rendere più sicuri loro un po' in questi 7 minuti di esposizione. Bene, grazie Mariam, giusto? Mariam. Mi scuso, grazie della tua partecipazione al TESIX Day, grazie tanto. Grazie a voi, grazie a voi, veramente per tutto. Allora, grazie. Ma quando, allora, non vogliamo dire, non è che abbiamo scelto quelli che erano di sicuro più con noi disponibili o accattivanti nel confronto della tesi, abbiamo scelto alcune delle tesi che erano i ragazzi disposti anche a mettersi in gioco, perché alla fine lo devi presentare online, rimane, devi fare tutte le slide che siano coerenti al metodo, quindi anche impegnativo, cioè è una cosa che esula dalla votazione, cioè chi fa il TESIX Day non è che ha preso neanche un punto in più, no, rispetto a chi non l'ha fatto, sono tanti ragazzi che non l'hanno fatto, però questi sono dei temerari che si sono messi in gioco ulteriormente, questo è. E non vuol dire, ripeto, che siano le tesi queste migliori rispetto alle altre o degli altri colleghi. Ci sono delle tesi straordinarie. Però qui abbiamo coloro che le vanno a esporre. Allora, cara Susanna... Cosa devi fare? Vabbè, lo faccio subito. Ho capito, devo mandare la sigla. È tua, eh? È tua. Sì, e la vediamo arrivare, eccola qua. Di nome io te la faccio arrivare. Beatrice Marchi, la dottoressa Beatrice Marchi. Buonasera. Anche lei è... va, ce l'ho qui. Ta-da! No, lasciami, non fate tutto. Non mi hanno pagato, non mi avete pagato, eh. Lo dico.
Allora, Beatrice, a parte che sei toscana, Beatrice Marchi, giusto? Vicina a Firenze. Capite, per quello che i toscani sono un po' fuori dalle regole, così. Allora, ci siamo, parliamo dopo anche con Beatrice. Prima sì, presentiamo esponere. Subito la sua tesi. Allora, espone la tesi dal titolo Tecnologie e filosofie aziendali vitivinicole, le nuove tipologie di vino. Prego, Beatrice. Bene, allora sì, inizio col dire che la mia tesi si è focalizzata su quello che è lo studio delle sfide etiche nel settore vitivinicolo, con l'approfondimento delle tematiche filosofiche che le aziende produttrici nel settore appunto del vino tendono a proporre. Sono pertanto partita da uno studio che riguarda quelle che sono le origini storiche ed etimologiche del vino. Basti pensare appunto a Cicerone, che definiva il vino vire vis, quindi uomo e forza, quindi il vino che dà forza all'uomo, per poi arrivare a quello appunto che è il concetto di far conoscere delle nuove tipologie di vino, che magari non sono vini più standardizzati, ma che comunque sia i vini con i quali noi abbiamo a che fare, ma sono vini completamente diversi. Sono partita infatti, come vediamo dalla slide, dal raccontare, dall'enunciare quelli che sono degli itinerari enogastronomici che il nostro paese propone. Questo perché? Perché per coloro che si interessano appunto a questo argomento, l'Italia propone tanti itinerari gastronomici, partendo dal Veneto, lo porto come punto di riferimento in quanto dal punto di vista anche di marketing è la regione che più produce vino, per poi arrivare al centro, quindi tutta la zona del Chianti, ma anche il sud non da meno, con tantissime certificazioni. Le isole dei tesori, ho presentato una rassegna delle isole tesori, Sicilia, Sardegna. Questo mi ha portato ad affrontare uno degli argomenti più, secondo me, interessanti, che sono appunto il microclima e la biodiversità. Questo perché? Perché, come dice Farinetti, patron di Italy, siamo figli del vento. Questo microclima permette non solo di avere un impatto su quelle che sono le produzioni, non solo nel settore vitivinicolo, ma comunque anche nel settore gastronomico, anche su quello che è il terroir, quindi l'importanza del terreno, e quindi microclima e biodiversità sono due elementi fondamentali che nelle produzioni, in questo caso trattando io di vino, nelle produzioni di vino vanno proprio ad impattarsi, ed è proprio in questo contesto che praticamente si inserisce quello che è proprio il rapporto tra, io l'ho definito wine and food, tra il vino e il settore gastronomico. Questo perché? Perché si è visto che con l'andare del tempo, da parte anche dei buyers, quindi dei consumatori, si vuole andare a ricercare un'attenzione maggiore non soltanto del vino giusto da abbinare ad un piatto, ma si vuole andare a creare proprio, questo l'ho riportato nella tesi, quello che è il rapporto tra gusto e nutrizione, quindi l'aspetto salutistico. Questo perché? Perché abbiamo visto che anche con l'andare del tempo si ha una maggiore attenzione verso ciò che si mangia, una maggior consapevolezza verso ciò anche che sta dietro prima di arrivare a un prodotto finito. Non a caso ho riportato una cosa che mi è interessata tantissimo, dalla quale ho imparato anche tanto, i vini vegani. Esistono questi vini vegani che in realtà sarà poi una delle sfide che tratterò anche alla fine della tesi, dovranno appunto impegnarsi le aziende produttrici, perché si è visto che anche per chi ha una tipologia di alimentazione diversa, dovranno andare a togliere da quella che è la produzione degli elementi di origine animale, perché per esempio per la vinificazione sia in rosso che in bianco vengono impiegati elementi di origine animale. Ecco che ho proposto le diverse filosofie che possano avere delle aziende vitivinicole, perché noi in Italia abbiamo delle aziende magari un po' più piccole, un po' più legate alla tradizione, che quindi tendono ancora a prediligere la vendemmia fatta a mano, piuttosto a aziende
più di grande calibro, che invece utilizzano la meccanizzazione. Sono certo unite tutte da quella che è appunto proprio la passione. Ecco che proprio in questo contesto si inseriscono le nuove tipologie di vino, nel senso che non siamo abituati ai vini standardizzati. Esistono però altre tipologie di vino, il vino in idroponica. Tempo addietro pensare alla produzione di un vino fuori suolo come quello dell'idroponica sarebbe stata un po' una cosa astratta. Invece ci sono tante aziende che adesso stanno sviluppando questa tipologia di vino, oppure affascinantissimo i vini georgiani. I vini georgiani sono dei vini appunto che hanno proprio una metodologia tutta particolare, dove addirittura non si ha una vite ma si ha delle grandi orce di terracotta interrate. I vini georgiani hanno una tradizione antichissima, risalgono addirittura al 6000 a.C. E che appunto proprio da questi vini nascono da queste orce dette query nascono dei vini eccellenti, fino ad arrivare a quelli per esempio che sono i vini biodinamici. Sono dei vini che non presentano, non hanno un valore di fatto scientifico, sul mercato stanno acquisendo sempre più spazio, ma sono dei vini che comunque si basano sulle fasi lunari. E quindi si cerca di capire in realtà se tutto questo va a dare il tema sempre molto discusso della qualità del vino. Ovviamente nel momento in cui andiamo a trattare qualsiasi tipologia di vino non possiamo non parlare di due figure fondamentali che sono l'enologo e il sommelier. Soprattutto in tempo di pandemia, la figura, quando si parla di enologo, si parla di colui che segue i processi produttivi. Ma in realtà anche il sommelier è una figura decisamente importante, perché soprattutto ha preso molto campo durante il periodo della pandemia. Questo perché? Perché il sommelier è un po' la figura, no, di riferimento, è colui che ti aiuta a scegliere l'abbinamento di un vino per un regalo, per una cena, per cui diciamo che anche nel periodo di pandemia, questo è un aspetto nella tesi che ho voluto affrontare, sono nate delle nuove tipologie di sommelier, come per esempio il sommelier virtuale. Noi se andiamo appunto diciamo attraverso un calcolo logaritmico che viene fatto, abbiamo un sommelier che in automatico ci consiglia quello che è il vino adatto. La figura del sommelier ho voluto inserirla anche nella grande distribuzione, quindi nella GDO, perché è un punto fondamentale, in quanto spesso si è visto che più si va a fare la spesa e più si trova una figura di riferimento che ci aiuta, che ci coccola anche durante la scelta di un vino, maggiori ovviamente sono gli introiti che un'azienda ha. Per cui ecco, in questo caso è un valore aggiunto, è un servizio aggiunto che un'azienda appunto può proporre ai propri consumatori. Durante il periodo di pandemia abbiamo visto un interesse sempre maggiore per gli acquisti online da parte anche di quelli che vengono definiti millennials o la generazione Z, che è vero che sono ragazzi un po' più avvezzi all'high tech, però si è proprio visto un'impennata di acquisti da parte di appunto questo tipo di generazione, che sono la generazione che va dai 14 in sostanza ai 40 anni. Infine ho voluto parlare proprio di quelle che sono le sfide e le innovazioni, fornire un'ottica futura che le aziende dovranno proporre, perché ovviamente dovranno tener conto, a mio parere, un aspetto fondamentale, cioè il rapporto tra produzione ed ambiente. Quindi dovremo avere un'attenzione dal punto di vista tecnologico maggiore per quanto riguarda le risorse idriche, per esempio. Abbiamo visto quest'estate i grandi problemi che ci sono stati, per cui riuscire a gestire anche la gestione idrica, la filtrazione, la stessa energia per la produzione, perché comunque produrre vino include anche una spesa economica non indifferente, e quindi appunto cercare di mediare questo rapporto tra produzione ed ambiente. Certo che sì, stavamo giudicando dietro le quinte, non ti preoccupare. Non mi chiedevo più.
no, che no, siamo no. orgogliosamente di tutti, ma del concetto del mamma mia. Cioè, perché giustamente noi ce le stiamo godendo come se fosse la prima volta, no? Che le ascoltiamo. Sono state realizzate, è stato fatto le slide, è stato fatto l'audio, però dopo in questo momento noi ce le godiamo come fosse la prima volta e ci rimaniamo esterrefatti anche noi in tante presentazioni, no? Di tutti, però effettivamente ce le godiamo a fondo. Quindi era questo il... diciamo il commento che stavamo facendo. Cosa volevi dire con lei adesso? Allora, la Beatrice, la vedete, insomma, è una donna fatta, no? Mamma e anche lavoratrice. Quindi, com'è stato questo percorso dell'avvicinarsi a una laurea in scienze dell'alimentazione e gastronomia? È stato meraviglioso. Io lo dico sempre, dopo le mie figlie è la cosa più bella che ho fatto nella mia vita. Ecco. Io sono felicissima, è stata una sfida personale perché a 50 anni, insomma, è stata una grande sfida. Ho imparato tantissimo, ma non solo per me stessa, ho avuto la fortuna di poterle insegnare anche alle mie figlie che ancora possono crescere, quindi possono avere anche loro più consapevolezza per ciò che si mangia, per ciò che abbiamo davanti. Il non fermarsi solo a vedere il cibo che abbiamo, ma interrogarsi su ciò che c'è dietro, su come ci si arriva, una responsabilità maggiore verso ciò che si mangia, una maggior consapevolezza. Quindi mi ritengo molto fortunata per aver fatto questo percorso di studi. E il vino, perché la tesi, le tesi, raramente io impongo le mie tesi, le mie visioni, cioè cerco sempre di arrivare a far sì che lo studente, in questo caso la dottoressa, ma lo studente riesca a fare una tesi che la appassioni, perché dopodiché sì. Si può dire che un giorno poi quando si leva quella tesi la si riconosce come un qualcosa di proprio, no? Quindi il vino, perché Beatrice? Beh, perché io sono un po' cresciuta nel settore vitivinicolo, perché mio papà è un enologo sommelier, per cui devo dire la verità, l'ho dedicata tanto anche a lui, a tutti i sacrifici che ha fatto, a quello che mi ha insegnato, anche alla passione. E quindi, insomma, io ho questi ricordi della vendemmia, che poi si mangiava con pane, zucchero e vino, cose semplici, ma di una profondità che poi ti rimane. Per cui... sì, l'ho fatta tanto anche per lui. E poi ho imparato tantissimo, cose che non sapevo, che gliel'ho dette anche a lui, tipo i vini georgiani, i biodinamici. Ho imparato tanto, sì, sono emozionata, ma sono anche soddisfatta, contenta. E so che con il collega è la magistrale, vero? Allora, qui ci sto pensando, perché se io dovessi dar retta alla mia voglia di studiare e di imparare, io andrei, penso... fino all'ultimo giorno che campo penso che vorrei studiare. Diciamo che sto valutando un po', perché appunto con due figli adolescenti, il lavoro e tutto, è un bell'impegno. Sto valutando. Bene, allora Beatrice, è stato veramente... Grazie di cuore per l'impegno e la disponibilità sempre e la passione, che non sono due cose scontate. Grazie infinitamente. Grazie a te Bea, saluta le bimbe, che poi bimbe, grazie. Sono signorine. E un abbraccio a te. Arrivederci Beatrice. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, cara Susanna, adesso andiamo con la prossima, vedo che è una tua sempre. Sono tutte le mie, sono parecchio. Cioè, che dobbiamo fare? No, nella prossima sessione io mi ritroverò, non voglio dire quanti, lasciamo stare. No, perché io no. Sì, ma però io perché sono stati slittati a causa di uni che non hanno saputo superare un esame, allora me li sono ritrovati nella prossima, va bene. Siamo felici. Le prenotazioni per le tesi di laurea come relatori le abbiamo al marzo 2024, no 23, capito? Ok, quindi lascia stare. Quindi già mi fa paura, non mi perché chissà se ci arriviamo, cioè quello che voglio dire, vivere tutti i giorni come se fossero gli ultimi, però come dice, pensare come se dovessimo campare e vivere 100 anni. Allora, andiamo avanti con la prossima tesi. Sigla. Vai. E allora do il benvenuto alla dottoressa Sira Vendemmiale, eccola qua, benvenuta. Ti faccio subito partire con l'esposizione. Passiamo da una signora, come vedi alla Università Telematica San Raffaele, a una giovanissima. Quanti anni hai, Siria? Scusami tanto. 23.
Benissimo, benissimo, ed è cioè, una gioia. È questo, no? Come ha detto il nostro rettore, magnifico rettore, Valerio Stocchi, è l'opportunità anche per rimettersi in gioco di persone più adulte all'università. E quindi andiamo... Ma anche giovani, da formazione. Studenti e... Adulti. Adulti e a studenti, giustamente... Titolo della tesi, cara Susanna. Allora, andiamo a sentire l'esposizione dell'educazione alimentare, strategie e politiche in ambito alimentare. Prego, Silvia. Esattamente, allora nel mio lavoro di tesi ho approfondito appunto l'educazione alimentare, le strategie e le politiche in ambito alimentare, partendo appunto dalla prima slide dedicata all'educazione alimentare. Chi pensa che il compito della scuola sia quello di educare gli studenti esclusivamente in riferimento alle materie studiate sui libri si sbaglia di grosso. In realtà i ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo in aula e da ciò non può che derivare una responsabilità intrinseca nel contribuire alla loro formazione a 360 gradi. Per crescere sia all'interno che all'esterno delle mura scolastiche. In tal senso l'educazione alimentare è uno dei tasti dolenti di ogni istituto italiano, seppur il nostro paese sia universalmente riconosciuto per una cultura del cibo particolarmente sviluppata. Ad oggi dicono che l'Italia è al primo posto in Unione Europea per obesità infantile, dato importante se si pensa alla grande importanza conferita dalle istituzioni al consumo consapevole e sostenibile di cibo e risorse. A tal proposito, allora, chi sono i veri destinatari dell'educazione alimentare? I destinatari principali di queste indicazioni sono i genitori, perché sta a loro provvedere ad una dieta regolare per l'intera famiglia, creando le giuste abitudini e trasmettendole così anche ai loro figli. Quindi la scuola, da un certo punto di vista, può e deve svolgere un ruolo di divulgazione dove il cibo venga considerato come una vera e propria materia di studio e rinforzi ancora di più il legame che esiste tra gli studenti e le loro famiglie. E un esempio che ho citato nella mia tesi è quello di Maria Montessori e l'alimentazione infantile. E un esempio è proprio quello del metodo Montessori, che nasce dalla sua creatrice Maria Montessori, viene utilizzato oggi da 20.000 scuole in tutto il mondo ed è conosciuto anche come il metodo per educare bambini felici. I principi base del metodo Montessori sono applicabili da tutti, anche in casa e in famiglia. E al centro di questo metodo troviamo l'apprendimento del bambino con la sua esigenza di conoscere e imparare. E l'ambiente per Maria Montessori è il primo elemento che riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei bambini. Allora, nella quarta slide io ho citato anche la mensa scolastica. Oggi la scuola è dunque considerata un luogo bersaglio per attuare attività formative in tema di alimentazione e nutrizione, e quindi la mensa scolastica diviene una parte rilevante dell'educazione alimentare, e una ristorazione scolastica di qualità deve contribuire a promuovere salute, poiché i suoi servizi hanno un forte impatto su molteplici aspetti della vita dei bambini. E quindi la mensa scolastica è un luogo da osservare attentamente, dato che è proprio lì che buona parte delle giovani generazioni trascorre del tempo mangiando e socializzando, un luogo in cui si deve costruire la buona abitudine di alimentarsi correttamente in maniera sostenibile. Proprio perché ho citato la parola sostenibilità, possiamo parlare anche di sostenibilità e città, perché è importante acquisire l'educazione alla sostenibilità anche attraverso il cibo, imparando anche a dare il proprio contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra nell'atmosfera. Tuttavia c'è un preoccupante degrado dei suoli agricoli e soprattutto la mancanza di una strategia politica nazionale che scoraggia gli investimenti in agricoltura sostenibile. Però un altro argomento altrettanto importante è insegnare cosa sono le politiche alimentari. Io penso che la politica alimentare debba rimarcare tre parole molto importanti che negli ultimi tempi si sono un po' perse: ridurre, riciclare e riusare. Far capire che la connessione tra produzione di cibo e città può offrire opportunità di rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale, e che questo è il momento di essere consapevoli che il cambiamento sostenibile deve partire da un comportamento individuale. A tal proposito, il tema della qualità riveste un ruolo centrale nel dibattito politico e imprenditoriale, quindi la qualità degli alimenti è molto importante, e la valutazione della qualità di un prodotto agroalimentare da parte del consumatore non è un compito semplice, anche perché la qualità di un alimento può essere definita come la combinazione di attributi o caratteristiche di un prodotto che determinano il grado di accettabilità del prodotto stesso da parte del consumatore. Quindi poi alla fine uno si chiede: ma quali sono i requisiti essenziali dei prodotti alimentari? Quindi di conseguenza i requisiti essenziali che devono avere i prodotti alimentari sono i bisogni dei consumatori, e i bisogni sono soddisfatti tramite le performance.
una qualità intesa come una serie di performance e proprietà che possono essere sicurezza, valore nutrizionale, proprietà sensoriali, performance funzionali, estetiche, etiche. Altrettanto importanti sono le performance e le proprietà che sono determinate dalle caratteristiche che possono essere fisiche, chimiche, strutturali. Una qualità intesa come l'insieme delle caratteristiche che vanno a determinare il processo di produzione e di stoccaggio del prodotto. Quindi la qualità viene vista come il risultato dell'approccio dal campo alla tavola, e questi principi sono le radici a partire dalle quali cresce e si sviluppa l'agricoltura biologica. Nella mia nona slide ho appunto citato l'agricoltura biologica come vista come alternativa intelligente. L'agricoltura biologica dovrà sostenere a favorire il benessere del suolo, delle piante, degli animali, degli esseri umani e del pianeta come un insieme unico e indivisibile. Dovrà essere basata su sistemi e cicli ecologici viventi, quindi lavorare con essi, imitarli, aiutarli a mantenersi. Diciamo che oggi tutti cercano il biologico, tutto sembra biologico ma non è sempre così, è necessario saper leggere le etichette e evitare falsi clamorosi e comprare magari qualcosa che in realtà non desideriamo. Quindi io ho anche citato nella decima slide, saper leggere cosa si compra è una cosa molto importante, perché la prima cosa da tenere presente, adesso metto l'esempio del biologico perché ho citato il biologico, è di capire che sull'etichetta di un prodotto biologico è riportata la scritta da agricoltura biologica, seguita dal nome dell'organismo che esegue il controllo e il suo numero di amministrazione ministeriale, seguito dal codice dell'azienda produttrice e il numero di autorizzazione alla stampa dell'etichetta. Quindi bisogna sempre riuscire a far coincidere questi aspetti con la qualità e la sicurezza offerta ai consumatori, ma non solo, bisogna far capire quindi che il cibo non è soltanto qualcosa da imparare, ma è soprattutto gusto, ricchezza, sazietà. Quindi attraverso dei metodi più innovativi si riuscirebbe a spronare l'interesse dei consumatori sia a capire cosa mangiare, leggere le etichette, che è altrettanto importante, ma capire che il cibo è felicità, ed è proprio questo che le strategie e le politiche in ambito alimentare dovrebbero trasmettere alle persone. Allora, grande, soddisfatta? Soddisfatta? Molto, molto, è ancora molto. Che l'avevi finita in anticipo perché ti eri avvantaggiata, vero Siria? Sì. Un disastro, no, è stato un travaglio. No, è stato in anticipo. No, non era per quello. Perché è stato un percorso impegnativo. Ma non per sufficienza, per un insieme di decisioni. Vabbè, però insomma ce l'abbiamo fatta. E nel frattempo, nel tuo tirocinio, tu stai già lavorando. Cioè, tu hai fatto il tirocinio in un'azienda e stai già lavorando. Eh sì, poi dopo mi hanno fatto subito il contratto di lavoro e quindi adesso mi hanno presa a lavorare, lavoro lì. Mi verrebbe da dire che significa che nella triennale hai acquisito delle competenze che sono appetibili per le aziende, in questo caso un'azienda alimentare, no? Che produce... Assolutamente, assolutamente. Anzi, cioè, ci tengo a dire che la realtà dell'università telematica è una realtà fantastica, perché io ho fatto anche un'università pubblica normalissima. Non dire il nome per far, non me voglio fare i nemici. No, pubblica normalissima, e inizialmente, cioè, quando mi sono iscritta in questa università e ho deciso di fare poi questa facoltà, all'inizio ho detto vediamo come andrà, perché comunque ci sono sempre state queste dicerie di alcuni studenti che magari ma è un'università telematica, non siamo sicuri. Invece per me è stata una realtà bellissima, perché non mi aspettavo di avere tutte queste conoscenze, B, la disponibilità dei professori, anzi vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità, perché siete di una gentilezza immensa e siete sempre stati molto gentili e ci avete aiutati tantissimo. Dovere. E comunque nella realtà lavorativa mi ha aiutato tantissimo, perché comunque tutto ciò che ho studiato riesco ad applicarlo benissimo, mi trovo benissimo, i miei colleghi sono contenti perché comunque sono molto giovane, ho appena finito l'università, quindi sono ancora abbastanza fresca, però... Hai le tue competenze, no, è bello, no? Voglio grande, dire. Grande. Beh, veramente fiera. Bella quindi visione. Poi continuerà anche lei, quindi... Fai la magistrale tu, scusami. Assolutamente sì. Anche l'azienda stessa è a continuare, quindi voglio dire, significa che nel campo della nutrizione anche le aziende investono nel proprio know-how del personale. Questo è importante capirlo, perché le aziende hanno bisogno sempre di più di avere elementi all'interno che abbiano conoscenze di questo genere, va bene?
No, Siri, è stato un bel viaggio, ti ringrazio veramente, un in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, siete stati gentilissimi e rimarrete sempre nel mio cuore, vi penserò sempre. Arrivederci carissima, ciao, sì, grazie. Arrivederci. Ciao. Allora, carissima Susanna, conoscessero nella realtà la professoressa Susanna Cutini della Cutinianità? Che figura che mi fai fare. No, sembra che ti fanno i santini, ma invece no, dovete sapere che... vabbè, ok. No, sembra dico. Che sia il dottor Jack e il mister No, White. No, è diverso. Non vogliamo, a noi i santini non li vogliamo perché il santino non è funzionale, perché ci sono i difetti e pregi di ogni persona. Quello che conta è, crediamo che la visione universitaria, almeno la nostra e nel corso che facciamo con il nostro coordinatore Tripoli, sia un concetto di empatia con gli studenti. Primi, questo credo che conti. Poi la capacità dei contenuti, noi non abdichiamo sull'elemento scientifico rispetto a nessuna università nel mondo, vorrei dirlo, cioè non è che ci confrontiamo con solo le università classiche, ma io dico, i piani di studi non devono abdicare scientificamente con nessun tipo di università, neppure americana, inglese, quindi il paragone deve essere un paragone alto, punto, tutto il resto non deve essere assolutamente interpretato in maniera di superficialità. La telematica, siamo molto ma molto rigorosi, punto. Assolutamente. Tutti i colleghi, non è che solo uno. No. Allora, cara Susanna, adesso noi andiamo... guarda, allora, vogliamo andare alla sigla? Sì. Abbiamo aperto il Thesis Day di oggi, questo appuntamento che facciamo ormai da quanti anni? 2 anni? Sì, dal momento dell'avvento della pandemia. Dall'avvento della pandemia, che da qualcosa di negativo poi è venuto veramente un qualcosa di, posso dirlo, di straordinario, effettivamente. E abbiamo aperto. Inventato lei, se le dà da sola le te. Allora, andiamo a introdurre, per favore. No. Bisogna un po' essere. Qual è il nostro approccio didattico? Socratico. Socrate, l'approccio, una dei 5 basi è ironia. Ironia e autoironia. Certo, strano. Quindi abbiamo aperto con un dottore, il dottor Giorgio Rima, e terminiamo con un altro dottore, quindi aperto un uomo, e chiudiamo con un altro uomo, e do il benvenuto al dottor Bruno Bugoni, Vic. Ho detto bene? Bugoni. Quasi, dai, quasi. No, Bugoni. Chi ha sbagliato? Sì, vabbè, io lo chiamo Bruno, va bene, Bruno. Allora, andiamo subito con la presentazione della tesi. Imparare a mangiare, l'allenamento del corpo inizia dalla tavola. Prima sentiamo la tesi, poi parliamo un attimo. Vai, Bruno. Allora, in questa tesi, appunto intitolata Imparare a mangiare, l'allenamento del corpo inizia dalla tavola, ho voluto fare un pochino una panoramica di quello che sono le reali difficoltà che le persone al giorno d'oggi riscontrano quando si approcciano a un corretto regime alimentare. Sono partito facendo un'introduzione di quello che sono le origini della dieta, perché in passato i greci, i romani avevano comunque un approccio molto molto equilibrato, quasi sembrerebbe più equilibrato di quello che abbiamo nei giorni nostri, dove loro consigliavano comunque di mangiare il giusto, spesso anche meno del necessario. Oggi si tende comunque ad abusare anche di cibo, di muoversi, di riposare, quindi avevano questo approccio molto equilibrato che anche ai giorni nostri dovrebbe essere un pochino ripreso. Ma come abbiamo fatto a capire quali sono le reali difficoltà? Abbiamo fatto una sorta di questionario, abbiamo intervistato un numero di persone, di quasi 250 persone, per la precisione 242 persone, alle quali abbiamo fatto una serie di domande. Tra le più interessanti abbiamo visto come lo sport correlato a un regime di vita sano sia un connubio molto vincente. Infatti, alla domanda che abbiamo posto se le persone pensano che l'allenamento abbia influenzato il loro rapporto con la tavola, un 87,7% ha risposto di sì. Quindi lo sport effettivamente influenza positivamente il rapporto che abbiamo con la tavola. Infatti la domanda successiva che abbiamo fatto, sempre inerente allo sport e alle abitudini alimentari, abbiamo chiesto se trovano che lo sport possa essere appunto un valido alleato per seguire la dieta, ed ecco che quasi la totalità delle persone, quindi il 95,8% degli intervistati su 240 persone, ha risposto di sì. Quindi lo sport deve essere un qualcosa di presente nella nostra vita
secondo quasi la totalità delle persone, che ci permetta di avvicinarci a delle abitudini alimentari più sane, più equilibrate. Proseguendo poi con le domande che abbiamo fatto nel questionario, abbiamo voluto andare a sviscerare quello che sono gli ostacoli di chi si approccia alla dieta. Ebbene, tra gli ostacoli si evince anche come la mancanza di voglia sia un ostacolo abbastanza importante, ma la mancanza di voglia tendenzialmente è un qualcosa che deriva da uno stile di vita sregolato, perché una persona che non si muove, non si alimenta correttamente, è portata ad essere più letargica, comunque ad avere meno voglia, meno stimoli, meno input, anche semplicemente a tenere un regime alimentare più equilibrato. Oltre alla mancanza di voglia, c'è nel grafico a torta, vediamo come le altre risposte siano una mancanza di conoscenze anche. La mancanza di conoscenze è un dato che ci deve far riflettere, perché le conoscenze sono quelle che spettano comunque i professionisti del settore, quindi è il professionista del settore che deve preoccuparsi di dare delle conoscenze anche al pubblico che lo ascolta. Quindi il professionista del settore, abbiamo visto poi nelle domande successive che abbiamo fatto, il ruolo importantissimo che riveste. Infatti, andando avanti nelle slide, si vede come alla domanda di come viene valutato il professionista nel caso in cui le persone si siano ovviamente affidate a un professionista del settore, quali valutazioni essi ricevono. Abbiamo visto che un 49,2%, quindi un 50% degli intervistati, si è trovata bene, e un quasi 25%, quindi un 24%, si è trovato con un servizio eccellente. Quindi il 75% delle persone ha trovato nel professionista una figura che gli ha permesso di avvicinarsi in maniera molto più equilibrata a quello che è un regime alimentare corretto. Quindi il professionista giusto esiste, come, e quello che bisognerebbe capire è che per avvicinarsi a questo mondo occorre appunto affidarsi dei professionisti giusti. Quindi il professionista giusto che deve avere appunto le competenze giuste. Quando abbiamo posto la domanda se pensiamo che la soluzione per garantire di seguire una dieta equilibrata, io ho scritto per sempre è una cosa un po' utopica, però insomma si dice per sempre, come dire, seguo un regime corretto il più lungo possibile. E quindi abbiamo visto che qua si rimarca il trovare la forza di volontà per un 52,5%, ma di nuovo la forza di volontà è un qualcosa che nel momento in cui dei tasselli vengono messi insieme, come un corretto regime alimentare, un'attività fisica anche abbastanza, diciamo così, regolare, ecco che la forza di volontà è un qualcosa che poi viene da sé. E l'altra fetta di persone ha risposto che comunque trovare il professionista giusto sarebbe la cosa migliore per seguire il regime equilibrato per sempre. Il professionista giusto che al giorno d'oggi, l'abbiamo visto anche soprattutto nel momento in cui siamo stati costretti a rimanere tutti a casa per quasi 2 anni, come la comunicazione sia importantissima. Al giorno d'oggi la potenza più grande a livello comunicativo ce l'hanno i social, quindi anche il professionista giusto che riesce a mettersi nei panni di un comunicatore sul social, di un divulgatore, dà quel qualcosa in più anche al pubblico che lo segue e riesce comunque dalle informazioni che dà a trarre qualcosa di positivo anche in campo di uno stile di vita più sano. Quindi la comunicazione, anche questa, svolge un ruolo importante. Comunicazione che deve essere comunque sempre consapevole ed equilibrata. Due parole molto molto carine che dovrebbero farci un pochino riflettere, nel senso ad oggi si cerca sempre di fare tutto molto estremizzato, in quanto invece la consapevolezza e l'equilibrio dovrebbero stare alla base, ma non solo di un approccio all'alimentazione, ma praticamente di tutto, compreso l'approccio a tavola. Questo approccio che nel corso di questi ultimi anni ho voluto anche trasmettere ai miei figli, perché da quando praticamente c'è stato il Covid, io sono diventato papà di 2 bambini
bambini con i quali tengo molto alla comunicazione a tavola, perché uno degli errori più grandi che si tende a fare è cercare di impartire un qualcosa senza dare prima l'esempio, senza essere prima di tutto noi il portatore di questo esempio, no? Perché non mangi le verdure quando poi magari nel nostro piatto le verdure non compaiono? Quindi bisogna essere anche abbastanza coerenti con quello che si cerca di trasmettere anche ai nostri figli e comunicare prima di tutto dando l'esempio e poi dopo cercando di educarli al meglio. Ecco che quindi imparare a mangiare, l'allenamento del corpo inizia dalla tavola, abbiamo visto come si parte fino dai primissimi anni di vita e poi si sviluppa nel corso del tempo con tutto quello che ne viene. Come si chiamano questi bimbi, Bruno? Dai! Si chiamano Nicole e Leonardo. Capisci? Così giovane che già è padre e che, voglio dire, hai voluto fortemente fare una tesi di questo genere perché tu già operi nel campo del fitness, no? Sì, 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 da 7 anni ormai. Ho fatto tutti i passaggi, palestra, istruttore, personal trainer, poi il lavoro si è sviluppato online, infatti adesso da quando c'è stato il Covid lavoro prettamente online e sono rimasto online perché appunto ricollegandomi al potere della comunicazione è un lavoro che ad oggi va molto, è quello dell'online, quindi sono rimasto lì. È importante far capire che, nel senso, lui già da personal trainer è sempre più comune trovare in una figura più figure, no? Movimento e alimentazione. La multidisciplinarità. Ecco, ed è per questo che presumo che tu abbia fatto anche la triennale scienze dell'alimentazione e gastronomia, insomma, spiega un po' perché anche. Sì, io tra l'altro il percorso continuerà, nel senso che ho già fatto praticamente tutta l'immatricolazione per rimettermi sotto da subito con il percorso di scienza e nutrizione umana, per appunto avere nella mia figura la completezza appunto di quello che è un professionista del settore. E quindi questo percorso, a parte che è stato un percorso che ho voluto fare personale, perché comunque dopo quasi 10 anni dalla fine degli studi mi sono rimesso in gioco perché volevo appunto dare quel qualcosa di più anche alle persone che mi si affidavano sotto il punto di vista magari dell'allenamento, quindi avere delle conoscenze anche un po' più ampie. E quindi c'è stata questa voglia di fare questo percorso completo per arrivare poi alla fine a avere una figura appunto a 360 gradi. Che è questa appunto la cosa fondamentale. Bene Bruno, molto bene. Allora, ti ringraziamo tanto e buon lavoro. È stato un bel viaggio. Grazie a voi, gentilissimi. Saluto ai bimbi. Grazie. Allora, cara Susanna, abbiamo terminato questo incontro del Tesis Day, avevamo selezionato alcune dei tanti nostri laureati, tutti questi erano dottori, quelli che abbiamo ascoltato. Rimane online sulla pagina Facebook dell'Accademia Italiana di Gastronomia e della Università Telematica San Raffaele Roma, e nonché nel canale YouTube dell'Accademia Italiana di Gastronomia. Ok? Bene. È stata una bella esperienza. Vi ricordiamo che, fra l'altro, c'è il corso di laurea in Scienze Alimentazione e Gastronomia. Come sempre, queste innovazioni era l'occasione. Questo sarebbe quello che abbiamo fatto oggi, il terzo pilastro del mondo universitario. Primo pilastro è l'insegnare, la docenza. La docenza. Secondo pilastro la ricerca. Il terzo pilastro dal 2012 è proprio la disseminazione, divulgazione, informazione, condivisione dei saperi. E questo è appunto un anche elemento perché del terzo pilastro. È ricerca, no? Cioè la ricerca si fa nei laboratori. Però si deve anche divulgare. Però è nei laboratori, ma ricerca è anche nel fare una tesi, no? Perché si fa una ricerca, si ha una visione e quindi è bello anche trasmetterlo al di fuori degli atenei. Del mondo accademico, soprattutto agli stakeholder che lo possono applicare nel settore delle attività economiche e professionali. Perché poi è bello sentire questi giovani, no? Che hanno queste... Cosa? Questi sono i cenni da giovani, top. Avere queste visioni, no? Che poi perché non potrebbero diventare realtà? Sono nuove conoscenze, le politiche alimentari, voglio dire, fino a pochi anni fa se ne parlava in maniera distante, adesso invece voglio dire anche con il cambiamento. Allora, noi abbiamo terminato da Alex Revelli Sorini.
E Ale, sì, e Susanna Cutini? Vedi quanto mi influenzi. Vi ringrazio molto. Vi ringraziamo tutti i dottori che, ribadisco, hanno presentato qui le loro tesi, laureati in scienze dell'alimentazione e gastronomia. No, questo si sta per laureare fra poco, già scritto così apposta. Sì. Sono relatore io, ha capito? Cioè, questo già sta cominciando a capire dove sta andando. Ecco, va bene. Allora, sarà un futuro dottore, dottore certo, che esporrà la sua tesi. Grazie, chiudi qui la trasmissione, rimane tutto. Scusa, ma mi diverto. Ma di bella, grazie a me. I social sono anche questo, no? Vabbè. Giustamente, cioè, fino a pochi anni fa questo non sarebbe stato possibile. Eccola là. Allora, guarda, grazie, vediamo, a voi. La me- andiamo a concludere. Quindi, chiude la trasmissione. Arrivederci a tutti. Grazie.